su il volume perché vi stiamo per affascinare. Alziamo le mani, lo diciamo prima, perché abbiamo qui un artista di teatro equestre, titolare della scuola di teatro equestre Rudy Bellini. E indovinate un po', Rudy Bellini, buonasera. Buonasera a tutti. Siamo andati alla fonte perché chiaramente ci interessava saperne qualcosa di più. Ovviamente c'è molta storia, è un'attività dove si scommette anche molto su se stessi, no? Sì, certamente. Un'attività, se la possiamo definire tale, però la definirei più una passione, una gran certo. Passione per i cavalli. C'è sempre stato questo valore, no? Questa vicinanza al cavallo come animale. C'è ancora questa magia, no? Questo fascino, penso. Sì, quella è un attaccamento atavico che penso chiunque abbia e non lo perderemo mai. Assolutamente sì. E chiaramente dobbiamo parlare della scuola di teatro, perché alla base c'è sempre il sensibilizzare, informare le nuove generazioni, ma non solo. E quindi ci si è adattati a questo bisogno, no? Certo. Il teatro equestre nasce anche in tempi antichi, certo. Okay. È stato ripreso in qualche modo per lo spettacolo e tutto ciò che comporta questo è un ambiente molto ampio, non si parla solamente di equitazione, si parla di una preparazione artistica, di una preparazione tecnica equestre in cui facciamo sì che anche il cavallo diventa artista. Okay. E il binomio deve fondersi, diventare un tutt'uno nel rispetto del cavallo, chiaramente, e far sì che abbia il piacere anche il cavallo stesso di fare lo spettacolo. In più è necessaria tutta quella che è la preparazione personale, che va appunto al di là di quello che è la preparazione tecnica semplice del montare a cavallo, ma anche una preparazione artistica, una preparazione fisica, atletica e quant'altro, insomma tutto quello che può comportare la varietà infinita di numeri che possiamo portare a termine, certo. Con i cavalli c'è anche molta responsabilità, perché chiaramente oltre per l'appunto una preparazione fisica che deve esserci, immagino ci sia un percorso da fare, anche di fiducia, perché no? Sì, certamente il percorso non è breve, sono percorsi lunghi, perché come dicevo poco fa sono tante le cose da mettere insieme e necessarie per portare uno spettacolo di teatro equestre. Il fascino finale rimane, no? L'effetto wow, quella bocca aperta fa capire che però dietro c'è davvero molto lavoro, molto, molto sacrificio, le notti insonni non mancano. Certamente, poi la nostra bravura è far sembrare che sia tutto semplice. Non è così facile invece, però l'abbiamo già capito, è un percorso molto lungo. Mi chiedo, quelle che sono le nuove tecnologie, le avanguardie, vi riescono a dare una mano o comunque quei valori di una volta, la voglia, fanno la differenza? Ma parliamo di cavalli, di conseguenza tecnologia non ci aiuta, a meno che non parliamo dello spettacolo, ma per la preparazione non ci sono scappatoie. Lì bisogna lavorare, bisogna studiare, per l'appunto c'è molta alchimia anche con l'animale stesso, immagino. Sì, è necessaria, è proprio necessaria. Tu devi fidarti dell'animale quanto lui deve fidarsi di te. Assolutamente. Attività che ci fa venire, lo vedete anche sui nostri social, un po' gli occhietti a cuoricino. Chiaramente riescono anche quelle che sono per l'appunto le nuove generazioni a rimanere affascinate da questa passione. Guarda, noi adesso stiamo da poco, abbiamo iniziato questo progetto della scuola di teatro equestre per grandi e bambini. Stiamo puntando molto sui bambini anche come sport, perché è una cosa molto completa che non è solamente l'andare a cavallo, l'equitazione, ma comprende corsi di teatro, corsi di danza, corsi di formazione, anche appunto a livello atletico, fisico, corporale e di presenza scenica. Ragazzi, lo so, è una bella sfida e dovete scommettere anche voi su voi stessi, però il risultato è davvero tangibile. È una cosa che immagino arricchisca sì fisicamente, perché chiaramente praticato con costanza c'è anche quel fattore, però penso proprio a un arricchimento anche spirituale, emotivo. Sì, quello è proprio la prima cosa che va insegnata ed è estremamente personale, ognuno si trova il suo modo di comunicare con il proprio cavallo, con il cavallo che viene affidato. Ho
ovviamente sì. Ovviamente però dobbiamo anche citare quella che è l'associazione, perché è anche membro del direttivo di un'associazione che si chiama Free Horses, e anche qui l'equitazione è al centro, no? Sì, certamente. Da parecchi anni siamo, appunto, abbiamo aperto questa associazione in cui pratichiamo equitazione classica di vari livelli. Assolutamente. E comunque, proprio perché è un'attività comunque in continua evoluzione, ci sono anche dei progetti futuri, qualcosa bolle in pentola. Progetti sono sempre molti. Al momento stiamo puntando tantissimo, appunto, sui bambini, su quello che è questo progetto grande di teatro equestre, che è una disciplina che è stata completamente perduta e la vogliamo riportare un po' a noi, insomma. Assolutamente. Fortunatamente ultimamente c'è anche un po' più di attenzione, si parla anche di quelle che sono le fattorie didattiche che già iniziano ad avvicinare, e riscoprire questi valori ci fa invogliarvi a provare, perché no, perché basta far scoccare la scintilla. Sì, 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 con i cavalli non ci sono vie di mezzo, io dico sempre, o li ami alla follia o non ti puoi avvicinare. Ragazzi, provate, ovviamente diamo i contatti di riferimento per poterlo fare, perché sono in via del Fante 9 a Volpago del Montello, quindi Treviso, 337 25 12 24, come vedete in grafica, la mail rudy@rudibellini.com, ovviamente Rudy lo sa, viviamo di like, c'è poco da fare, al giorno d'oggi è così. Certo. Allora lo sosteniamo su Facebook, Rudy Bellini, ovviamente è particolarmente perfido, perché quando c'è una bella immagine la carica su Instagram e noi dobbiamo riempirlo di cuoricini per forza di cose. Quindi Rudy Bellini anche lì, chiaramente abbiamo anche il contatto YouTube dove possiamo un po' stalkerarlo, vi do il permesso, e anche il sito internet www.rudybellini.com, dove trovate tutto ciò che non abbiamo detto questa sera. Rudy, ti ringrazio per la chiarezza e ovviamente ti auguro una piacevole serata. Grazie a voi, buonasera a tutti.